Sì, sono Valerio De Molli di European House Ambrosetti, amministratore delegato. Sono 7 anni che affianchiamo UVET nell'elaborare un indicatore che misura il grado di crescita del sistema paese e lo fa attraverso un modello econometrico che si aggancia a una base statistica molto importante di milioni di dati del business traveling di cui appunto UVET è un leader. Quello che facciamo è sviluppare un modello che definisce o anticipa, e lo facciamo con un grado di affidabilità che è del 94%, il tendenziale di andamento dell'economia italiana. Noi prevediamo una chiusura del 2018 a più 1,2% e per il 2019 un più 1,1%, che è largamente al di sotto di quelle che sono le previsioni che fa il governo nel suo DEF per l'anno prossimo. Anche se fosse all'1,1% saremmo al doppio della crescita media degli ultimi 20 anni dell'Italia, che, come ho sottolineato nella mia relazione di apertura al Biz Travel Forum, è un dato che è del tutto insoddisfacente. Noi di fatto stiamo crescendo anche molto di più che in passato, come dicevo, ma è una crescita che ci lascia tra i più lenti d'Europa, e nel quadro competitivo globale di oggi non basta crescere, ma devi crescere più degli altri se vuoi vincere la lotta nella competizione internazionale. E quindi questo è un po' il punto di riferimento, e il business travel è un elemento chiave, è un motore che prima del resto dell'economia può dare dei segnali importanti di indirizzo strategico.